Benvenuti all'ultimo MIP Caffè del 2022, anche l'ultimo MIP Caffè di questo periodo di programmazione. Come sapete, i MIP Caffè sono nati come momento a disposizione degli imprenditori nati anche grazie al supporto di MIP per conoscersi, scambiarsi idee, scambiarsi opinioni su temi comuni. Abbiamo realizzato diversi MIP Caffè su diverse tematiche, l'abbiamo realizzato sul food, sulle competenze digitali, sui business creativi. Il tema di questa sera riguarda l'economia circolare e la sostenibilità. Quindi stasera parleremo di come integrare e comunicare appunto l'economia circolare e la sostenibilità nel proprio business. Parleremo di quali sono i vantaggi e i principi dell'adozione di questo modello per le piccole imprese. Ovviamente non ve ne parlerò io non conosco bene questo modello, conosco però il modello del MIP Caffè. I MIP Caffè sono sempre stati pensati invitando degli esperti che fanno da stimolo su un determinato argomento. Quindi gli esperti che vedete di fianco a me e Dario, che è collegato a distanza, vi daranno degli spunti, ma il vero cuore del MIP Caffè è proprio il fatto che potete intervenire voi direttamente con vostre opinioni, vostri pensieri, domande, eccetera. Poi, appunto, il MIP Caffè non si esaurisce in questa fase, ma di solito c'è la possibilità, cioè, di solito c'è, organizziamo, come anche questa sera, un piccolo coffee break, un piccolo buffet. Con qualche salatino. Questa sera poi volevamo cogliere l'occasione anche di festeggiare Natale, quindi ci sarà qualche panettone per continuare a chiacchierare sia con i relatori che tra di voi. Vado veloce perché appunto mi dispiace, siamo già partiti con mezz'ora di ritardo. Quindi economia circolare e sostenibilità, abbiamo pensato di darvi comunque di fare una piccola introduzione sull'argomento, e per questo abbiamo invitato Giorgio Gallo. Esperto in risparmio energetico e rinnovabili, sviluppo sostenibile, rigenerazione urbana, appalti innovativi, chi più ne ha più ne metta, quindi sicuramente la persona giusta stasera per introdurci brevemente Spiegare. sull'argomento. Prego. Allora, il titolo che ho dato è una breve presentazione per farvi capire che è un nuovo scenario quello che stiamo affrontando. Non solo per quello che sta capitando a livello mondiale, ovviamente con tutte le ripercussioni, ma perché negli ultimi anni ci sono stati dei cambiamenti effettivamente epocali. Sono 50 anni ormai dal limite dello sviluppo e dalla primavera silenziosa della Carson, quindi sono più di 50 anni che il mondo si confronta con tematiche energetiche, ambientali, anche sociali. Le Nazioni Unite hanno fatto diversi, Rio è uno di questi, Rio più 20, eccetera, si dicono tante cose. Queste cose che fino adesso sono rimaste più dette a certi livelli che altri stanno entrando man mano nella pratica. Una delle varie azioni, la famosa Agenda 2030 con tutto quello che comporta, e i tre pilastri della sostenibilità, quindi economica, sociale e ambientale, è epocale perché per la prima volta ambiente, economia e l'aspetto sociale vengono messi assieme sullo stesso livello. Fino a prima, se parlavi di economia, allora l'ambiente non c'entra, magari anche il sociale. Se parli di sociale, si fa sociale, ma l'ambiente è un'altra cosa, bisogna pensare al sociale, e se parli di ambiente, vabbè, l'economia magari non conta. Il fatto di considerarle in maniera diversa apre uno scenario finalmente molto più organico e molto più importante. Le ripercussioni di quello che avviene a livello internazionale ci sono a livello europeo. Nel 2018, strategia a lungo termine per il 2050 della Unione Europea, qui prendo parole e testi di documenti ufficiali della Commissione Europea, o di brochure, o di documenti che circolano, quindi sono importanti per questo. C'è un cambiamento di visione. L'Unione Europea si è accorta che negli ultimi, dal 1990 al 2017, le emissioni si sono ridotte del 2% e il prodotto interno lordo è aumentato del 58%. Al di là di quello che si può dire del metodo di rotazione del prodotto interno lordo, questo cosa vuol dire? Che c'è un disaccoppiamento tra efficienza energetica, riduzione di CO2 e crescita economica. Questo
Quindi quello che è un tabù, non si può fare, cioè non si possono essere cose, perché se no si decresce, crolla il PIL, non ha trovato riscontri nella realtà. E questo è un passo di nuovo epocale. Così come hanno fatto scenari, riduzione di emissioni vuol dire è comunque continuare a crescere in PIL. E allora cambiamo. Si è visto come a livello di numero di posti di lavoro, si sta parlando di più di 4 milioni di posti di lavoro, sono numeri grandi che stanno dicendo che facendo green economy, facendo tutta una serie di cose, beh, alla fine ci si guadagna, riducendo quelli che sono i danni ambientali, tra l'altro, e i danni sociali, che iniziano a essere pesanti. Vedete tutti i disastri che ci sono. Quindi è un cambiamento assolutamente importante, tant'è vero che la Commissione arriva a dire, considerate che è partita come Unione Economica Europea su basi liberiste, quindi il dogma era libero mercato. Scrive qualcosa come i sistemi fiscali di fissazione dei prezzi devono essere concepiti in modo da rispecchiare i reali costi ambientali e sociali della produzione e garantire che i prodotti e i servizi sostenibili diventino anche quelli più economici. Quindi vuol dire che la Commissione ha capito, almeno a questo livello di documento, ma è già qualcosa, tra non avere niente, avere un, non si può dire, avere un documento è già qualcosa. Il fatto di dire che le imprese hanno una responsabilità sociale e che devono essere messi dei correttivi per far sì che un prodotto che sia migliore socialmente e ambientalmente costi almeno uguale a quelli che hanno i prezzi sociali e ambientali più elevati, è veramente a rompere un muro. Non si è mai potuto dire prima di questi documenti. Il Green Deal europeo, stesso discorso, la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Stiamo parlando di, perché io ho vissuto da tanti anni a livello europeo, a livello internazionale, l'andamento, diciamo, delle leggi, delle norme, è veramente un cambio importantissimo. Ovviamente. C'è un discorso, parliamo di economia circolare, adesso la focalizzazione sulla mia. Se andate a vedere questi documenti, comunque quelli che vi sto facendo vedere, c'è tutto, c'è la partita anche sugli altri aspetti. Però il 90% della biodiversità, dello stress idrico, sono determinati, oltre che le emissioni, dall'estrazione di risorse e processi di trasformazione di materiali, combustibili e alimenti. Quindi si è scritto che quello è il punto. Vogliamo cambiare, dobbiamo modificare il modo con cui consumiamo, produciamo, gestiamo tutto quello che è la partita materiale. Piano d'azione sull'economia circolare, quindi sostenere la progettazione circolare, quindi vuol dire attivare dall'inizio, da quando si progetta, prodotti e sistemi che possono avere una vita più lunga, che possono essere recuperati, gestiti e portati avanti in maniera diversa, e non semplicemente riciclati inteso come butto in discarica e poi ne faccio qualcosa, magari che serve meno, ma in qualche modo cerco di dargli un prima e una seconda vita. Priorità alla riduzione dell'utilizzo dei materiali prima del loro riciclaggio, quindi bisogna capire come intervenire a monte. Nuovi modelli di sviluppo requisiti atti per prevenire l'immissione sul mercato di prodotti nocivi per l'ambiente, oltre che la responsabilità estesa del produttore. Stiamo parlando di nuovo di cose estremamente importanti. Al di là degli imballi, che forse lo sapete già, che dovranno più o meno scomparire, quelli non riciclabili, eccetera, misure volte a incoraggiare alle imprese a offrire e consentire ai consumatori di scegliere prodotti riutilizzabili, durevoli e riparabili, quindi un diritto alla riparazione. Anche qui è qualcosa che non si è mai parlato prima di queste cose qua, cioè poter dire c'è un diritto alla riparazione, per cui tu devi avere dei prodotti riparabili e se non sono riparabili puoi far causa all'impresa o altro. È un cambio di nuovo importantissimo. E contrasterà l'obsolescenza programmata di dispositivi e promuoverà modelli di imprenditoriali basati sul noleggio, la condivisione di beni e servizi e quindi ovviamente realmente sostenibili ed economicamente accessibili. Diciamo che il car sharing va bene, ma non deve essere una cosa per ricchi, tra virgolette, per gente che ha soldi. Cioè, deve essere qualche cosa che deve essere esteso a tutti quanti, se fai dello sharing. Contrasterà il greenwashing. Quindi le false dichiarazioni di ecocompatibilità, e questa è un'altra cosa importante. Fino adesso la Commissione europea, sulla base liberista, ha sempre detto, beh, vinca il migliore, nel senso c'è qualcuno che fa greenwashing, ma il mercato saprà selezionare i migliori. Adesso sta dicendo, no, ci vuole un pubblico che inizi a discriminare, perché il mercato non è in grado di capire cos'è greenwashing, cos'è greenwashing, almeno i tempi con cui capisce queste cose sono lunghi.
Si pensi a un passaporto elettronico per informazioni sull'origine, la composizione, la possibilità di riparazione e smaltimento del prodotto. Quindi tu compri un oggetto elettronico e devi avere anche delle indicazioni. Gli appalti pubblici ecologici. Quindi questo è aprire veramente uno scenario nuovo. Ovviamente tra quello che dice la Commissione e quello che sono le azioni delle lobby del mercato esistente, che chiaramente fa resistenza perché c'è un'inerzia di sistema, no? Con il discorso c'è moltissimo. Però l'averlo già scritto apre la strada ad azioni, a richieste di cambi, a richieste di normative, tante cose. Quindi più c'è gente che si muove su queste linee, più chiede, più fa, diciamo, tra virgolette, azione, e più questo spostamento che è già avviato. Non stiamo parlando di qualcosa che non è neanche stato scritto a livello, centrale. Cosa si deve per l'economia circolare? Ecco, il problema diventa che cosa? Cercare di capire cosa si dovrebbe intendere, cosa si può fare, uscire da tutta una serie di stereotipi. La natura è circolare per definizione, in quanto se non fosse circolare si estingue, ciò che non è circolare in natura, i sistemi che non sono circolari, non riescono a chiudere dei cicli in maniera corretta, si degradano e spariscono, vengono sostituiti da sistemi che riescono a fare questo. Noi stiamo cercando di fare qualcosa. Un relativo elemento di circolarità potrebbe essere il vetro, prodotto con silice, prodotto con l'energia magari pulita, sole piuttosto che riciclato correttamente, nel senso vetro chiaro con vetro chiaro, vetro eccetera, eccetera, viene rifuso, rifaccio altro vetro e vado avanti così più o meno all'infinito. Questa è una circolarità, se vogliamo. Noi stiamo cercando di arrivare a dei sistemi, diciamo, simili in cui non c'è un rifiuto, perché ogni cosa viene usata e viene usata in continuazione. Per poter fare questo, però, bisogna cambiare molto le idee, soprattutto non essere vittima di ideologie, anche ambientali. Ah, cercherò di aprirvi un po' il campo. Quindi, profondi cambi di prospettiva vuol dire agire veramente a tutto campo, guardando quello che capita nel mondo, pensando che a volte delle cose che sembrano negative oggi, o a noi qua, uno va a vedere uno studio, un'attività fatta da un'altra parte, e quella roba negativa diventa magari positiva, perché viene vista in modo diverso, trattata in modo diverso. Allora dobbiamo ripensare. Qualcosa che sembra positivo, uno dice, ah, magari no. Fate conto, in Cina hanno messo delle regole per l'uso e getta dei bacchetti di bambù, dice bacchetti di bambù, bio, sostenibili. Un miliardo di cinesi che prende e getta tutti i giorni un paio di pacchetti di bambù o due, alla fine crea una montagna anche di uso, cioè il territorio che tu usi per fare certe cose è enorme. Quindi sono delle cose che dici, ah, è ecologico, ma cosa vuol dire applicato a 1 milione, 10 milioni, 3 miliardi di persone? Forse quello che è ecologico per 2 persone non è ecologico per 1 miliardo e viceversa. Analisi rigorose dei dati e delle informazioni con una visione olistica dei problemi e delle soluzioni. E ovviamente molta visione, compresa terra, bisogna essere imprenditori pur con una visione molto avanzata. Vi darò degli esercizi, delle cose così, poi ciascuno, vi dico, sia dentro un'impresa, sì, vuol fare impresa, deve trovare la sua strada, non c'è una regola, anzi è bene pensare che non ci siano delle regole. Perché siamo in una trasformazione talmente fluida, come si dice, talmente di cambiamento, dove è bene giocare tutti i giorni. Quello che io faccio tutti i giorni, mi leggo un po' di cose, guardo un po' di cose e mi riassetto delle idee, dei pensieri. Perché appunto su quello che man mano si sa, si esce, eccetera, devi riposizionarti. Io quelli che chiamo riciclo imperfetti sono esempi, eh? Il provellino di gomma da riciclo dei pneumatici fuori uso. Gli autobloccanti in plastica riciclata sono i ricicli imperfetti, perché la plastica riciclata che fa autobloccante con lo sfregamento diventa polverino di plastica che va in aria. Quindi non uso come pavimentazione della plastica. Qualcuno l'ha fatto, si è fatto dicendo benissimo, plastica riciclata la infiliamo lì dentro. Questo non è un riciclo valido dal mio punto di vista. Il calcestruzzo demolizione come sottofondo stradale, sì, ma io demolisco degli edifici e faccio strade. E se poi ho fatto abbastanza strade, cosa me ne faccio di quella demolizione? Lo stesso vale il riciclo del PVC per fare cementi alleggeriti. Il cemento è un materiale di un certo tipo, con certi problemi, ma non ha degli altri problemi. Se cemento il PVC, aggiungo plastica a cemento. Quando poi dovrò smaltire, immetterò quel PVC nell'ambiente, nel momento in cui demoliscono l'edificio.
E lo stesso vale il riciclo del trucciolare per produrre noi prendiamo il trucciolare. Se lo guardiamo da un certo punto di vista, però ho detto, oh, che bello, riciclo il trucciolare, faccio mobili in trucciolare, poi li vado a tritare e ne faccio altri mobili. Non è così perché, tanto sono 50 milioni di tonnellate all'anno, nel mondo. Dopo 3 volte, non di più, che lo triti, le fibre sono troppo corte e c'è troppa colla. Quindi la terza volta che triti il trucciolare, non puoi più fare la troppa di trucciolare, e quello puoi solo incenerirlo, perché ovviamente sono pezzi di legno imbevuti di colle, di resine. Quindi non è un riciclo corretto, ne fai uno, ne fai due, hanno una vita anche breve, perché i pannelli trucciolari sono su mobili che hanno una vita tutto sommato relativamente breve, quindi alla fine è un riciclo tutto sommato medio, mediocre, si può fare molto meglio. Per esempio, ormai ci sono, ho lavorato su dei progetti dell'università e stanno funzionando anche bene. Demolisco il calcestruzzo e faccio altro calcestruzzo strutturale con caratteristiche analoghe all'originale. Chiaramente devo demolirlo in maniera corretta, non mischiandolo con altro, ma il calcestruzzo si può demolire, quindi recupero l'acciaio, recupero il calcestruzzo, faccio altro calcestruzzo, fondo l'acciaio, faccio altro acciaio. C'è un problema energetico, ma l'energia la si può fare in maniera rinnovabile. Quindi quello che è il cemento, che una volta veniva visto come il cemento, inizia ad avere un ciclo molto più interessante che altre produzioni. Le fotocopiatrici le tirate fuori una ditta giapponese. Io, quando non devo avere delle copie che durano, faccio delle copie in blu che poi prendo, rimetto nella macchina, la macchina mi toglie la copia fatta e mi rifà un'altra copia sopra. E quindi continuo a usare quella carta X volte. E non è ancora la perfezione, ma già faccio in modo, inizio a non usare un mucchio di carta, perché nella maggior parte delle aziende le fotocopie servono per meeting che poi vengono buttate, le fai in queste copie blu, fai la riunione e le ristampi. Dagli oli esausti riciclati correttamente si ottengono di nuovo olio di nuovo utile per i motori, eccetera, e gasolio e bitume che comunque continuiamo a utilizzare. Recentemente una ditta multinazionale con una ditta italiana hanno iniziato a riciclare i pannolini. I pannolini, per chi conosce il discorso dei rifiuti, sono delle grandi problematiche perché riempiono tonnellate di discarica, e a questo punto da 100 kg di pannolini usati si ottengono, da ogni tonnellata si ottengono 150 kg di cellulosa, 75 g di plastica e 75 polimeri superassorbenti, calcolando che una tonnellata si parla di umido. Quindi togli l'acqua, togli tutto, siamo vicini a un riciclo quasi completo. Anche qui, avere di nuovo cellulosa per rifare pannolini, plastica, con cui fare il materiale, eccetera, iniziamo a essere su un livello completamente diverso di riutilizzo. PVC batte legno, questo sempre per darvi un po' una provocazione. Attualmente i serramenti PVC si possono riciclare. Io prendo PVC, lo sciolgo fino a 30 volte, calcolando che il serramento dura almeno 30 anni, fate il conto del numero di anni. Anche quello adesso viene mescolato a buccia di riso per far serramenti più con minor trasmittanza, più validi energeticamente. Anche in questo caso sciolgo e rifaccio. I cavi elettrici, i teloni, tutto quello che queste cose danno di nuovo del materiale, si chiama RPVC, e si può estrudere, calandrare e via di seguito, e quindi produci prodotti in PVC di nuovo. Quanto? Boh, teoricamente a livello infinito. Io prendo il legno, questo è il disegno della Commissione Europea, dicono, ah, faccio la casa e poi riutilizzo. Nessuna casa in legno verrà mai smontata pezzo per pezzo, disassemblata e per fare dei pezzi in legno naturale, non esiste. Lo triti, dopodiché finisce incenerito. Allora, è meglio un PVC che ricicla all'infinito o del legno, che significa, andate a vedere dove vuol dire coltivare il legno e tagliare legno, cosa vuol dire, e poi dopo un po' bruciarlo perché alla fine devi farne qualcosa. È un punto interrogativo, nel senso, è solo per cercare di dire che bisogna spostarsi dal punto di vista di certi paradigmi. Tutto quello che è bio, tutto quello che c'è, il buono, c'è il cattivo, non esiste. Se vogliamo giocare bene a questo livello, la plastica, i PET, adesso in Italia si è arrivati anche qua, in Svizzera sono andati avanti molto prima, hanno un ciclo praticamente anche loro infinito, perché da PET fai PET e vai avanti così. Il nylon, dal nylon si ottiene un'altra fibra, tipo il nylon, per cui la puoi di nuovo utilizzare per fare vestiti e puoi fare altre cose. Quindi tutto sommato
Mentre la bioplastica, questa è la mia posizione personale, questo è un periodo della Commissione europea, si sta dicendo si può fare bioplastica con carboidrati, proteine, acidi grassi, legumi e quant'altro, di tutto. È tutta roba alimentare, tutta roba che deve essere coltivata e che ha dei valori nutrizionali di un qualche tipo. Quindi, dal mio punto di vista, forse dire che la plastica non deve essere usa e getta, assolutamente. Dire che la plastica deve essere eliminata a favore della bioplastica per avere usa e getta in bioplastica, forse può dare dei problemi. C'è uno spazio enorme da esplorare. Tutto il riuso, i servizi che possono dare, dei servizi che evitano l'usa e getta, perché ti do della roba, te la riporto indietro e di seguito, c'è un campo che si apre anche qui, tutto quello che può essere evitato. E i materiali, questa è una tabella, gli elementi chimici, quelli che sono in fase di esaurimento, ne abbiamo una certa parte, tra cui lo zinco, l'argento, l'indio, eccetera, l'uranio è già a livello critico. Quindi siamo pieni di prodotti che importanti per le nostre, magnesio, litio, boro, stanno arrivando a livello di esaurimento. Dopodiché andiamo su Marte. Allora, se si riusano, se si riciclano correttamente, si possono portare avanti ancora tantissimo. Se si dice si buttano in discarica, sapete che fino adesso le pile al litio, il famoso raccolto differenziata, vengono spedite in Belgio dove vengono incenerite. Punto. Quel litio sparito. Allora lo spazio enorme. Ecco, l'elio, vi do solo degli stimoli. L'elio è in esaurimento. Dice, dove finisce l'elio? Nei palloncini. La maggior parte di elio finisce nei palloncini, che si buttano in aria, che a quel punto diventa un inquinamento di plastica e che fanno esaurire l'elio. I palloncini sono una moda iniziata inizio secolo, prima non c'erano i palloncini. Si può cambiare? Certo che si può cambiare, si può fare diversamente, sicuramente sì. Bisogna semplicemente cambiare abitudini. Cosa manca ancora? C'è tantissimo da fare sulla parte, tra adesso si finalizzati sulla parte terminale e non sul prolungamento della vita utile, manutenzione e riparazione. Quindi, perché noi abbiamo un sistema a basso costo, ciclo breve, brevissimo di manufatti. Non servono tante invenzioni tecnologiche molte volte, quanto una progettazione intelligente, ovviamente incentivi visibilità e controlli sul corretto operato. Questo potrebbe essere l'aspetto, diciamo, anche dell'occupazione. Noi possiamo creare un mucchio di posti di lavoro, perché c'è la concezione della proiettazione, sicuramente. C'è comunque il fatto che si possono riutilizzare, che si possono dare dei servizi che favoriscano il ripristino. Quindi tecnologicamente, adesso voi qua non riuscite a leggere, ma comunque riparazioni, c'è tantissima roba che fa sì che questo ciclo rimanga sempre più chiuso. Io ho messo che tende a zero, perché dovrebbe tendere a zero sia il conferimento all'incenerimento in discarica, dovrebbe tendere a zero l'uso di tutte le risorse, sia quelle inorganiche che quelle organiche, nuove. A zero significa devono essere minimizzate, non vuol dire zero assoluto. Si deve cercare di fare in maniera che si mantenga il loop il più lungo possibile. Perché? Perché è meglio. Siamo 9-8 miliardi, dobbiamo farne 10-12, qualunque cosa consumiamo, naturale o altro, è troppo. Perché sì, bisogna poi coltivare, bisogna piantare, bisogna fare. L'ultima cosa, se parlando di queste cose, una delle osservazioni sono decrescita infelice, perché poi dice, allora decresciamo, se non facciamo, se ricicliamo, eccetera. In realtà ci sono un mucchio di servizi e beni da esplorare, e anche già esplorati, perché ci sono servizi che hanno bassissimo costo di energia e materia, e migliorano la qualità della vita. Cos'è che non produce inquinamento, cos'è che non produce diciamo scorie, cos'è che non consuma energia? La cultura, l'istruzione, la formazione, gli sport, gli intrattenimenti, sono generalmente, non gli yacht d'Artura certamente, ma la maggior parte di queste cose ha dei bassi contenuti. La cura della persona, del corpo, la convivialità, la spiritualità hanno consumi e costi e materie bassissime. I viaggi, quelli lunghi, in treno, in nave, ma anche in aereo, però ci si deve spostare da un usa e getta, un mordi e fuggi, non usa e getta, di viaggi low cost in giornata, in due giorni, si torna come una volta. Viaggi di 7-10 giorni, 15 giorni, esplori localmente, crei relazioni, non stiamo parlando di eliminare delle cose nei viaggi, dobbiamo cambiare le modalità.
che non è che detto che siano peggiori, no? Semplicemente invece che fare 10 mordi e fuggi fai due tempi più lunghi. Magari ci sono anche delle cose interessanti che scopri. Riparazione, ripristini, adattamenti, dai vestiti a qualunque altra cosa, c'è un mucchio di roba che può essere fatta. I noleggi, servizi pay for service e non pay for good. Pago dei servizi, non pago dei beni, le condivisioni. Anche questo è un mondo ancora all'inizio. È chiaro che ci sono dei cambiamenti da fare, però aprire delle imprese che fanno queste cose si trovano in questo momento non come chi iniziò a fare delle cose 10 o 15 anni fa, che proprio non c'era il terreno, era difficilissimo. C'è già uno spostamento molto interessante e delle cose a livello europeo che vanno in quella direzione. È certo che poi è da coltivare il tutto, ma bisogna farlo. Grazie. Allora, grazie Giorgio per i tuoi spunti. Io adesso darei la parola a Dario Cottafava, che ci segue appunto da Barcellona, ricercatore per il Dipartimento di Management dell'Università di Torino. Ha un dottorato proprio in economia circolare. Docente, infatti si trova a Barcellona, se ho capito bene, proprio per delle docenze, e imprenditore sociale. Ci racconta la sua esperienza dandoci qualche spunto, proprio partendo dal primo errore che la maggior parte di noi fa quando pensa alla sostenibilità, ossia pensare che la sostenibilità sia soltanto riciclare. A te la parola, Dario. Buongiorno a tutti, mi dispiace moltissimo non essere lì in presenza, e soprattutto perché posso far vedere, appunto, sono adesso ho finito lezione poco fa, il mio pubblico è un po' più assente in questo momento. Grazie mille per l'introduzione. Siccome sono ricercatore adesso, postdoc all'Università di Torino. Mi occupo di valutazioni di impatto sociale e ambientale, non solo esclusivamente legati all'economia circolare. E, vi condivido la presentazione. Qua. Vedete? Si vede? Sì. Sì. Sì, sono in realtà diciamo che. Presentazione perfetta, sono ricercatore, docente a contratto, imprenditore sociale nel senso più generale del termine, nel senso che sono cofondatore di un'associazione che si chiama Grinto, che è attiva a Torino in alcuni progetti anche legati all'economia circolare. Dopo la grandissima introduzione che è stata fatta, cercherò di non essere ripetitivo su alcuni concetti. In primis, ok, è stata data una visione molto, molto ampia dell'economia circolare, che è corretta, nel senso che infatti vorrei partire facendo vedere questa immagine che deriva in realtà da uno studio che ho fatto alcuni anni fa, studiando e mappando tutti i concetti in un certo senso connessi a quello che è l'economia circolare. E come vediamo, ok, diciamo il riciclo rimane centrale. In questa grafica ogni, diciamo, puntino, ce ne sono qualche migliaia, rappresenta proprio diciamo una pagina di Wikipedia, dell'enciclopedia. E vediamo che sono tantissimi concetti, non sono solo appunto legati al riciclo, ma sono legati alla responsabilità estesa di impresa, come è stato accennato prima, sono legati allo studio material flow analysis, allo studio del flusso dei materiali nel loro ciclo di vita. Però toccano tantissimi altri temi che vanno da i materiali organici vanno a toccare concetti molto più ampi, diciamo, legati alla sostenibilità e all'economia ambientale, ma soprattutto quello che è importante da dire, un po' come è stato accennato poco fa,
L'economia circolare in realtà sta emergendo adesso come pratica legata al business, ma non è assolutamente un concetto nuovo. Deriva da oltre 50 anni di storia. L'economia ambientale è stata fondata negli anni 60 e 70, e ci sono varie scuole di pensiero che hanno, diciamo, da cui l'economia circolare sta ereditando alcuni concetti. Che vanno dal cradle to cradle, quindi dall'idea che qualunque rifiuto, qualunque materiale prodotto possa essere una nuova risorsa. La scuola di pensiero del regenerative design è stata citata prima la Carson, però è stato sviluppato in particolare l'idea del regenerative design negli anni 90, legato all'architettura, diciamo. La performance economica ha introdotto i concetti del prodotti come servizio, fino all'ecologia industriale, che è lo studio di tutti i flussi di materiali energetici tra varie imprese appartenenti a uno stesso ecosistema. Questo è fondamentale in quanto noi siamo stati abituati, fino ad ora a pensare che all'interno di un ecosistema aziendale, territoriale, ci dobbiamo interfacciare con gli altri attori e vederli come potenziali competitor spesso. L'ecologia industriale ci insegna invece a pensare come a dei simbionti dove ci si possono scambiare materiali, ci si possono scambiare flussi di energia, se non anche di rifiuti, fino all'ultima scuola di pensiero che è la biomimica, che ci insegna che lo slogan è molto interessante, è innovazione e design ispirato dalla natura. Ci sono parecchi database che si possono consultare dove andando a osservare come la natura risolve dei problemi a livello di prodotto o anziché di processo, vengono poi adottati per creare nuovi prodotti e nuovi processi. Ok, ovviamente l'economia circolare è in contrasto con un nuovo paradigma per sostituire l'economia lineare, dove si vede in questa grafica delle Nazioni Unite, dove l'economia lineare è la parte grigia, a partire dall'estrazione fino al fine vita, e noi possiamo chiudere ovviamente il ciclo dei materiali e dei prodotti con varie strategie, ne sono state menzionate varie nel talk precedente. Possiamo chiudere il loop a livello della fase d'uso, promuovendo il riuso o riducendo la produzione di rifiuti, o possiamo chiudere la fase, il loop tra la fase d'uso e quella di produzione, stimolando nuove pratiche per riparare, per la remanufacture dei prodotti, o possiamo chiudere il loop all'ultimo stadio, al fine vita, tramite pratiche di riciclo. In realtà c'è una gerarchia molto chiara che viene adottata dall'Unione Europea sulla gerarchia dei rifiuti, e quello che spesso viene dimenticato è proprio il primo step, ovvero reduce by design, ovvero che noi dobbiamo in primis ridurre a monte, ridurre prima ancora di produrre l'utilizzo di materiali o di energia. Questo può essere fatto a livello del singolo prodotto, riducendo la quantità di materiali e cambiando il design dei prodotti, o può essere fatto anche a livello di intero processo. Questo per richiamare, cercando di essere breve per non ripetere, mi vorrei concentrare su una parola della definizione molto generale di economia circolare, che è un approccio sistemico rigenerativo per progettazione, by design, che ovviamente, come è stato anticipato prima, con l'obiettivo di disaccoppiare la crescita economica dal consumo di risorse. Bene, mi vorrei concentrare soprattutto sulla parola rigenerativo, rigenerativo by design. Cosa vuol dire questo? Per far questo, abbiamo bisogno fondamentalmente di
completamente un cambio di narrativa, un cambio di approccio che ogni impresa e anche ogni cittadino segue nella sua vita e che seguiamo tutti noi nella nostra vita, e le imprese cercano continuamente di promuovere. In realtà noi pensiamo all'economia circolare come ridurre gli impatti, ma questa in realtà è un'ottica relativamente vecchia, è una vecchia scuola di pensiero legata ancora agli anni 90, dove noi cerchiamo di rendere più efficiente un prodotto riducendo il materiale, ma non riusciamo mai a immaginare, viene descritto da alcuni pensatori come un fallimento di immaginazione, cioè pensare che noi effettivamente non possiamo chiudere completamente il loop e creare un sistema completamente rigenerativo che non è solo che riduca gli impatti, ma che crei degli impatti positivi all'ambiente, all'intero ecosistema in cui, a cui ci riferiamo. Qua, giusto per fare mettere due immagini a contrapposizione, un sistema agricolo industriale che consuma il suolo, per quanto possa essere più efficiente grazie all'utilizzo di fertilizzanti e pratiche innovative, è un sistema, diciamo, che rigenera il terreno. A livello di agricoltura ci sono pratiche legate alla permacultura che addirittura adesso vengono usati per vendere crediti di carbonio, perché campi agricoltura rigenerativa e la permacultura è in grado di stoccare nel suolo grandi quantità di carbonio, e quindi ridurre in un certo senso anche gli effetti sul cambiamento climatico. Da qui, come possiamo farlo questo? Ovviamente siamo in un sistema economico dove dobbiamo continuare a produrre valore, generare lavoro, fin quando effettivamente non entreranno nuovi paradigmi completamente diversi. L'economia lineare, fondamentalmente il ruolo delle imprese era quello di creare, aggiungere valore. Le imprese, quando le insegno ai miei studenti, il loro ruolo è di creare valore usando delle materie prime. Fino ad oggi questo era considerato solo nel processo fino alla produzione e alla vendita, e poi il valore fondamentalmente veniva distrutto. Con l'economia circolare ovviamente dobbiamo ricreare nuovo valore per poter fornire posti di lavoro e continuare in maniera che il sistema possa continuare il sistema economico possa continuare a funzionare. Dobbiamo mantenere questo valore economico nel fine vita, cioè dopo, nella fase d'uso e nella fase di post-use. Come possiamo fare? Ci sono vari framework per capire le varie strategie di economia circolare. Diciamo, qua vediamo 5 macro, diciamo, archetipi di business model che delle aziende possono adottare. L'idea di narrow the loop, cioè ovvero di usare meno materiali e energia durante la fase di design e produzione, quella di rallentare il ciclo cercando di intensificare l'uso nella fase d'uso e tenere i prodotti più a lungo possibile nella loro fase d'uso. Possiamo poi chiudere il loop e il ciclo di vita dei prodotti e dei materiali al fine vita, ma soprattutto ci sono due modelli che se ne parla molto poco. Due archetipi di business model legati alla rigenerazione, che, detto in poche parole, l'utilizzare ovviamente materiali non tossici, organici, appoggiarsi, diciamo, all'utilizzo di energie rinnovabili quanto più possibile, e poi modelli business legati all'informare, cioè usare nuove tecnologie, usare piattaforme, web, marketplace e via dicendo, per supportare tutti gli altri, fondamentalmente gli altri possibili business model. E chiudo facendo alcuni esempi concreti. Quando parliamo di ridurre a monte l'utilizzo di materiali, lo possiamo fare
energie applicate. E, la prima è quella che viene chiamata Design for Disassembly, che adesso è stata in parte recepita anche dall'Unione Europea, come veniva menzionato prima, sul diritto alla riparazione. E si vede qua nel sulla destra l'esempio di una compagnia che ormai è molto famosa, che produce smartphone, si chiama Fairphone, ed è una delle primissime aziende che produce uno smartphone totalmente disassemblabile. Questo fa sì che ovviamente riduciamo per progettazione l'utilizzo di materiali. Perché? Perché il 90% la maggior parte degli smartphone vengono poi sostituiti perché si rompe fondamentalmente lo schermo, la telecamera, la batteria non ha più le performance iniziali e si tende a cambiarlo con uno nuovo. Ma se noi progettiamo il prodotto direttamente in maniera che che si possa semplicemente cambiare la telecamera e metterne probabilmente una più recente o cambiare solo lo schermo, noi risparmiamo tutto il materiale dello smartphone semplicemente cambiando una singola componente. In architettura ci sono invece due concetti che vengono usati spesso, che è quello della modularità e della flessibilità in architettura e in design. Adesso qua faccio un esempio di una classe, di una scuola. C'è stato in Italia molto il dibattito sui tavoli a rotelle negli ultimi anni, che è come un investimento sbagliato. In realtà, se guardiamo al nord, alle pratiche educative del nord Europa, già sono adottati, ma al di là delle rotelle o no, il fatto di pensare, per esempio, degli spazi multifunzionali, pensare a degli spazi multifunzionali, anche questo fa risparmiare del materiale in un certo senso, perché noi possiamo usare la stessa aula, lo stesso spazio per fare prima una classe, successivamente dei laboratori e infine le feste finali. Lo stesso può essere usato nel design di mobili, anziché di qualunque tipologia di prodotto. Se pensiamo a una modularità di prodotti, rende molto più facile questo anche l'idea di riusare delle componenti o dei singoli prodotti in altri ambiti o assemblarli insieme e comporli a piacimento del consumatore, a piacimento dell'utente finale. Sul rallentare il loop, come diciamo prima, invece possiamo riferirci a chiudere il ciclo nella fase d'uso. Anche questo può essere fatto in tantissime maniere. Comunque propongono dei Tupperware riutilizzabili per il cibo takeaway, il cibo trasporto, e vengono semplicemente gestiti tramite un'app. In questa maniera ovviamente si elimina tutto il monouso e si permette agli utenti di avere un servizio integrato e flessibile all'interno di una città. Noi come ad esempio come associazione avevamo iniziato a fare poco prima del Covid lo stesso discorso sui bicchieri riutilizzabili, permettendo agli utenti di consegnarlo in qualunque bar. Un consumatore poteva prendere un bicchiere in un bar e riportarlo in un altro, quindi si offre anche un servizio aggiuntivo rispetto al monouso. Infine, sempre per rallentare il ciclo di vita, ci sono quelle che venivano menzionate prima, le strategie di quello che viene chiamato product as a service, legata alla sharing economy, cioè ovvero si paga per l'utilizzo, bisogna iniziare a pensare di promuovere l'accessibilità anziché la proprietà, ovvero non si compra più un prodotto, che sia una macchina, una lavatrice o per esempio Philips promuove le soluzioni di Paperlux, dove si paga per consumo e per l'illuminazione, non si comprano più gli investimenti di tutte le lampade. In questa maniera cosa succede? Che l'azienda produttrice, rimanendo proprietaria della lavatrice, della macchina o delle luci, ha tutto l'interesse e ha tutta l'intenzione
di creare dei prodotti che non si rompano facilmente, che possano durare il più a lungo possibile. Questo perché ovviamente se tu come azienda rimani in possesso della macchina non vuoi cambiarla ogni 2 anni. Ovviamente ci sono poi anche in questo caso ci sono dei sorti di effetti collaterali e di rebound effect, dove gli utenti non avendo più la proprietà hanno una scarsa cura degli oggetti. Sul car sharing è molto tipico che le macchine vengano cambiate o si debbano riparare dopo 10-15 mila km, perché gli utenti non si curano dell'utilizzo. Infine, ultimi 2 o 3 esempi, per chiudere il loop, anche qui abbiamo varie strategie. Da quello che viene detto upcycling o downcycling, downcycling ne ha parlato nel talk prima, ovvero è un riutilizzo a cascata, però dove a ogni riciclo il materiale riciclato perde di valore fino a poi dover essere smaltito o incenerito. Al contrario, l'upcycling invece è una pratica tipica anche nell'industria della moda e del fashion, dove a certi materiali invece aggiungiamo del valore, perché possiamo in un certo senso creare dei vestiti o dei prodotti che abbiano poi un valore più alto del materiale che abbiamo usato inizialmente. E sull'edilizia, vedete una foto sulla sinistra, ovviamente questo era un progetto pilota ma molto interessante che è stato fatto in Olanda, si chiama Super Local, dove addirittura hanno provato a disassemblare un intero condominio al posto di demolirlo e riciclare i materiali di costruzione, il cemento, il calcestruzzo e via dicendo, hanno tagliato letteralmente i singoli moduli e li hanno riposati a terra per poi creare delle nuove case a 1 o 2 piani. Infine, il repurpose è quando sono modelli business dove si pensa a un riutilizzo differente e qui si apre la creatività quando pensiamo a un riutilizzo di un oggetto cambiandone la funzione. Adesso qua vediamo un esempio molto semplice, quello di riutilizzare dei pneumatici per design di interni o di esterni. Qua veramente ci possono essere migliaia di esempi legati a soluzioni molto creative. E chiudo con le due parti di cui si parla relativamente poco, che è il rigenerare gli ecosistemi. Come facciamo a rigenerarli? Dobbiamo pensare in quello che si dice molto adesso, think out of the box, ovvero non dobbiamo pensare sempre al singolo prodotto, ma possiamo creare dei business model innovativi dove possiamo veramente supportare la rigenerazione degli ecosistemi. E in questa slide vedete, ci sono poi vari esempi. Per esempio, Reseed è una startup che ha lanciato la sua criptomoneta, come i Bitcoin, ha creato la sua blockchain per far cosa? In maniera che i finanziatori che vogliono investire in criptomonete non lo facciano in maniera degenerativa come il Bitcoin, impattando sull'ambiente solo per estrarre valore economico, ma ogni transazione viene usata per supportare dei piccoli agricoltori in Sud America che poi stoccheranno tramite le loro pratiche di agricoltura rigenerativa il carbonio nei loro suoli e potranno rivendere questo credito di carbonio alle aziende più inquinanti. E ci sono numerosi esempi ci sono vari esempi di pratiche rigenerative, ma bisogna pensare non più al singolo prodotto, ma in maniere più ampie. E dall'altra ci sono siti come
GoParity e Givet, che invece utilizzano di nuovo piattaforme per supportare solo pratiche, progetti rigenerativi. GoParity, per esempio, è un sito di, è una piattaforma di finanziamento per piccoli progetti a cui qualunque piccola azienda può accedere, mettere il suo progetto e ricevere soldi. Si chiama social lending, riceve soldi da piccoli investitori. E infine la parte di Inform, il right to repair, il diritto alla riparazione, parte dalla base che noi conosciamo esattamente quali materiali ci sono, quello che viene chiamato il bill of material, come se fosse un passaporto, una lista di tutti i materiali in uso negli edifici o nei prodotti IT. E questo è il primo step, quindi ci sono anche modelli di business che sono totalmente digitali, che semplicemente mappano e tracciano i materiali utilizzabili per poi promuovere magari delle piattaforme di scambio di prodotti e di, non solo di prodotti come conosciamo per esempio eBay, ma anche dei materiali stessi, cose che in Italia ancora non esistono, ad esempio piattaforme del genere. Dario, guarda, ti devo interrompere perché siamo veramente in ritardissimo. Allora, scusa, grazie per averci dato tutti questi esempi che hanno appunto dato concretezza alle cose che ci siamo detti. Noi nei MIP Café usiamo sempre invitare degli imprenditori che sono nati anche grazie al supporto del nostro servizio. Questa sera abbiamo qui Martina Bosica, fondatrice di Officine Circolari, che con le sue socie aiuta i suoi clienti a ripensare i prodotti e i processi in ottica di eco design. Dario ci ha raccontato quanto è importante questo aspetto. A te la parola. Passo veloce alla prima parte, è giusto una rapida introduzione. Io appunto sono Martina Bosica e grazie al percorso MIP sono riuscita ad aprire partita IVA e a chiarirmi i dubbi su quella che vuole essere la mia idea progettuale, quindi il progetto di Officine Circolari, che insieme ad altre due collaboratrici portiamo avanti. E questo progetto, se puoi andare avanti con la slide, sì, ok, appunto, è questo progetto di consulenza. Noi siamo tre professioniste specializzate in design sistemico al Politecnico di Torino e cerchiamo di dare supporto a tutte quelle realtà che vogliono affrontare un cambiamento. E in che modo lo facciamo? Appunto, il design sistemico è una metodologia di progettazione. Perché è innovativa? Perché si contrappone al metodo normale che solitamente tende ad approcciare i problemi per spot, quindi a vedere le cose come elementi separati. Invece la progettazione sistemica vuole cercare di unire questi punti e fare in modo di avere questa visione olistica, si dice, per cercare di avere la situazione più chiara possibile per capire poi dove andare a intervenire, come andare a intervenire con tutta una serie di passaggi che sono propri della metodologia, che non andrò ad approfondire e che se volete appunto cercateci anche sui social, ci trovate, qualsiasi domanda, siamo qua. Appunto, questo non so se poi queste slide potranno girare, volendo potranno girare, ci sono diversi vantaggi, il design sistemico porta diversi vantaggi. Aiuta proprio a focalizzare qual è il sistema della realtà e quindi quali sono tutti gli elementi di questo sistema. Serve a capire dove sono i problemi, quali problemi si può affrontare in base alle risorse che la realtà ha e andare poi appunto ad agire su quei problemi trasformandoli in opportunità. Non mi dilungo appunto e passo al tema del mio intervento. Rapidamente, cosa dice la Commissione europea? Cose non troppo felici, che probabilmente già sappiamo, ci dice che a livello globale la metà di tutte le emissioni di gas serra e il 90% della perdita di biodiversità sono causate dall'estrazione e dalla lavorazione delle materie prime. Quindi, come già abbiamo sentito, il problema principale è proprio la scarsità di materie prime. E
a maggior ragione questo modello in cui siamo di prendi, produci, usa e getta non aiuta, anzi, essendo ancora molto prevalente nella nostra economia, porta a un notevole spreco di risorse. Qual è il contesto? La Commissione europea, tra le varie iniziative, tra i vari passi che sta facendo, come diceva anche prima Giorgio, ha proposto un regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti. E, da una parte parla alle industrie e quindi gli dice: guardate che dovete cercare di allinearvi per fare in modo che i prodotti siano più durevoli, affidabili, riutilizzabili, riparabili, più facili da mantenere e tutta una serie di cose appunto per far sì che il valore sia mantenuto nel tempo. Secondo me la chiave dell'economia circolare è proprio quello, mantenere il valore più a lungo nel tempo possibile. Dall'altra parte parla ai consumatori e cerca in qualche modo di rassicurarli dicendo loro: guardate che sappiamo che è difficile essere nel mondo consumistico di oggi, ma vogliamo cercare di aiutarvi in che modo? Cercando di darvi delle linee guida, cercando di essere più possibile attenti per fare in modo che possiate fare le scelte migliori per l'ambiente principalmente, ecco. Quindi questa sera avete già visto un paio di schemi con una cosa circolare e delle parole in mezzo, questo è il terzo, è abbastanza sintetico, però secondo me può essere efficace perché bisogna partire prima di tutto dalle persone e dal contesto. E, appunto, la prima fase è quella dell'ecoprogettazione, quindi capire davvero come impostare il lavoro per poi andare avanti, perché poi agire nelle altre fasi diventa sempre più difficile. Infatti ci sono due modi di agire: o a monte, infatti già questa espressione a monte l'avete anche già sentita un paio di volte, oppure a valle. Che cosa vuol dire progettare a monte? Progettare a monte, ma anche in realtà come consumatori pensare a monte, quindi come persona che acquista si può dire: io a me non serve questa cosa, non la compro direttamente, quindi è una cosa che compio all'inizio, non immettendo un prodotto e poi di conseguenza un rifiuto nel ciclo. Come aziende si può appunto agire con una serie di azioni che sono state fatte vedere per esempio da Dario, e quindi avere poi diverse vie possibili. Quindi nell'immagine le frecce vi fanno vedere che agire all'inizio, quindi a porsi una serie di domande all'inizio, si hanno poi diverse strade percorribili. Se invece poi ci si accorge a valle di problemi o comunque di altre faccende da risolvere, è più difficile perché ci sono più domande, più dubbi che altro, quindi si può fare, però ci sono dei risultati diversi. Dopodiché volevo fare un piccolo affondo prendendo in considerazione un settore, quindi ho preso a riferimento il settore tessile. Queste sono delle strategie circolari e sì, più o meno si vede. E quindi ovviamente il focus di questa sera è sulla progettazione, però in realtà non è vero che la progettazione avviene solo all'inizio, poi non si può più agire. In realtà si possono compiere scelte in tutte le fasi del ciclo di vita, ecco. E in questo senso, per dire, in un ciclo di vita del settore circolare, ovviamente si fa riferimento ai materiali, alla manifattura, alla vendita, all'uso del prodotto. Andrei nel dettaglio con due esempi, uno è nazionale, quindi più locale, diciamo, e l'altro è internazionale. Sono, diciamo, due realtà abbastanza affermate, una è Rifo,
l'altro, lo spoilero, è Patagonia. Magari per piccoli imprenditori, imprenditrici, possono essere delle realtà lontanissime, distanti, che sì, vabbè, ma lui ce l'ha fatta perché una serie di motivi, io come farò, però secondo me serve avere dei punti di riferimento, comunque delle buone pratiche a cui attingere, ecco, diciamo. E quindi Rifose, se non lo si conosce, è un marchio italiano nato a Prato nel 2017 e diciamo che fa tutta una serie di cose bene, ecco. Banalmente ha un paio di questionari sul suo sito, che c'è questa sezione che si chiama Co-progettare con Rifo. E quindi chiede alle persone una serie di domande, fa una serie di domande per poi andare ad integrare le risposte, ovviamente rimodulate, ripensate, per i loro prodotti. Quindi in particolare per quel bacino d'utenza curvy, che viene chiamato curvy, e per il target bambini. E poi ovviamente in realtà il marchio è nato perché rigenera tessuti già presenti nel mercato. Quindi in questo slide ho acceso le cose che Rifo e diciamo su cui Rifo lavora, ecco. L'altro è Patagonia. Secondo me è inutile andare a sbrodolare tutto il business model di Patagonia, che è molto lodevole secondo me. La cosa che mi colpisce ogni volta è in particolare l'uso. Ho acceso l'uso dove invece non era acceso su Rifo, perché è da anni che Patagonia dà anche un servizio di supporto alle persone per riparare i propri capi, oltre ad avere anche un sito dedicato solo al commercio di seconda mano, solo al commercio second hand. E quindi appunto questo per dire che le realtà possono agire, ma dando delle opportunità alle persone per fare le cose, allo stesso tempo le persone devono chiedere di volere quelle cose, e poi tutto un ciclo. Chiudo, siamo alla 13ª slide, dicendo quindi quali sono i vantaggi della fase della progettazione. Spesso ci spaventa pensare una cosa oggi che poi avrà dei riscontri dopo tot mila tempo, però è vero, è anche vero che agire a monte porta dei benefici a lungo termine e quindi fa diminuire, diciamo non azzerare secondo me, fa diminuire i problemi a valle. E quindi in apparenza sembra che le decisioni a monte debbano richiedere tanti soldi, tanto tempo, tanto investimento, però poi quello che si dovrebbe investire e dedicare se si riscontra un problema a valle, magari è il doppio, il triplo, è molto di più, ecco. Quindi questo. Grazie. Allora, grazie Martina. Vabbè, mi sembra evidente da questi interventi che insomma, per raggiungere l'obiettivo dello sviluppo sostenibile è sicuramente necessario un equilibro fra le sue componenti fondamentali, quindi quella sicuramente ambientale, economica, ma anche sociale. Cristina Leonetti, altra imprenditrice nata con supporto del MIP, dopo 20 anni di attività nel settore della formazione post-universitaria, oggi si occupa di consulenza per le strategie di sostenibilità. Prego. Grazie, sì. Arrivo da 20 anni in realtà di Nazioni Unite, nel senso che per 20 anni sono stato un funzionario di un'agenzia delle Nazioni Unite che si occupava di formazione e che lavorava con l'università e col Politecnico di Torino. Quindi negli ultimi anni ho iniziato a occuparmi di design, di social innovation, di tematiche legate alla sostenibilità, di Agenda 2030, e lo scorso anno sono entrata a far parte di quei 2 milioni, secondo il Sole 24 Ore, che hanno deciso di dare le dimissioni da un giorno all'altro quasi,
ho deciso di provare a investire in me stessa e in quelle che erano le mie capacità, come avete fatto voi, esattamente nello stesso modo. Io oggi non ho slide, perché la mia vuole essere una chiacchierata a pari, nel senso che ci troviamo più o meno nello stesso tipo di posizione. E quello che voglio solo aiutarvi a comprendere o comunque come posso dire, a condividere con voi è che la sostenibilità, per quanto mi riguarda, non è una cosa lontana, è una cosa molto vicina. È una cosa che ci riguarda ogni giorno tutti quanti e che con piccole iniziative possiamo inserire all'interno della nostra vita di tutti i giorni. Per quale motivo? Perché è il futuro. È il futuro per le aziende, ma è il futuro anche per gli enti del terzo settore, che sempre di più trovano all'interno delle bandi di concorso riferimenti agli SDGs. È il futuro delle aziende perché non coinvolge solo l'aspetto ambientale, ma coinvolge anche l'aspetto sociale, il mondo del welfare, il mondo dei lavoratori, la parte, diciamo così, economica dell'azienda legata al benessere del territorio. Dal mio punto di vista è anche vero che è importante far emergere sui territori quelle che sono le eccellenze che abbiamo, che spesso passano in secondo piano. E secondo me la sostenibilità è uno di quegli aspetti che in realtà le aziende italiane hanno all'interno del proprio DNA, in particolare quelle medie e piccole, ma che è importante far emergere in modo corretto. Io in questo anno mi sono formata, perché ammetto, mi sono messa dall'altra parte, no? Ho iniziato a seguire un master, ho fatto formazione per a mia volta conoscere meglio questi tipi di argomenti. E quello che il MIP mi ha aiutato a fare è stato fare il matching fra quella che era la mia attività precedente, quindi le conoscenze che avevo maturato in tutti questi anni, e quello che in realtà era la mia passione, che era la comunicazione. Io subito dopo l'università avevo cercato, pur già lavorando, di prendere una seconda laurea in comunicazione. Ammetto, ho smesso il primo anno perché non ci sono riuscita, però era un pallino che ho sempre avuto, un interesse che ho sempre avuto. E quindi ho cercato di capire come le aziende potevano comunicare il loro essere sostenibili per comunicare anche la loro eccellenza sul territorio. E vi leggo due frasi che ho trovato in un libro e che mi hanno abbastanza colpita, sempre legate alla sostenibilità e alla comunicazione. Uno dice che se lo dici e basta, non basta. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutte quelle che sono le informazioni sulla sostenibilità che noi diamo devono essere convalidati da dei dati. E per avere questi dati è necessario fare un processo di valutazione delle proprie aziende. È un processo chiaramente lungo, non è diciamo, un processo corto, pochi anni. Ci vuole normalmente un periodo abbastanza lungo. Chi vi dice che nel giro di poco tempo riuscite ad avere un report di sostenibilità, diciamo, ponetevi qualche domanda, ecco. Non, questo chiaramente non lo dico io, sia ben chiaro, ecco, lo dicono gli esperti, ma questo perché questi processi necessitano davvero di un'idea dietro, di una visione. Quindi bisogna sapere che il cambiamento che è legato all'approccio sostenibile è un cambiamento che un'azienda inizia, ma che inizia insieme a chi lavora per lei, chi lavora con lei per ottenere dei risultati, perché è un cambio di mentalità, è un cambio di mentalità che coinvolge non solo chi è in possesso dell'azienda, ma anche chi ci lavora a livello di management e a livello di livelli, diciamo, di manodopera. Tutti devono essere coinvolti e tutti devono in qualche modo essere partecipi di questa visione. Quindi nel momento in cui si intraprende
un percorso del genere, è molto importante avere chiaro questo valore che si vuole portare avanti e condividerlo con chi lavora per noi e all'esterno. Entrambe le, diciamo, i sistemi sono estremamente importanti perché sono quelli che ci permettono di fare emergere l'eccellenza che c'è nell'azienda. È anche molto importante sul territorio farlo emergere nei contatti con chi, con quelli che sono gli enti con cui si viene a contatto, perché è necessario fare una strategia sul lungo periodo che ci permetta di essere sempre più in collegamento sia con gli enti pubblici che con gli enti privati che ci sono e collaborare, perché la sostenibilità ha il lato positivo dal mio punto di vista di essere una cosa che non si fa da soli, nel senso che nessuna azienda può portare avanti un'iniziativa di sostenibilità da sola, ha necessità di essere supportata. Un'altra cosa che ho recentemente sentito che mi è molto piaciuta è l'unico campo in cui copiare è giusto ed è sacrosanto. Per quale motivo? Perché è un cammino, che di giorno in giorno deve sempre portarti a migliorare e copiare un altro significa inserire all'interno dei propri processi delle modalità sempre nuove e sempre più all'avanguardia che devono in qualche modo aiutarci a crescere. Quindi, da questo punto di vista, dal mio punto di vista, è importante far procedere quella che è la comunicazione della sostenibilità. Perché le aziende, gli enti in generale, devono avere la possibilità di comunicare periodicamente quelli che sono i risultati importanti che hanno ottenuto. L'altra questione è, per non cadere nel greenwashing, come viene oggi chiamato, fermarsi e fare la. Come posso dire, il punto su quella che è la situazione da cui si parte. Quindi, dare un'idea di quello che è il proprio obiettivo nel breve e nel lungo termine, se possibile, ma sapendo che ci sono sicuramente degli errori che verranno commessi. E non bisogna aver paura di dire quelli che sono gli errori che vengono commessi, perché è giusto fare degli errori, se no non si arriva da nessuna parte, non si riesce a migliorare quello che è il sistema che si mette in piedi, no? Quindi è molto importante da questo punto di vista comunicare nel bene e nel male tutto quello che viene fatto, tenendo conto che c'è dietro una visione che sicuramente porterà degli aspetti positivi per l'azienda. Per quale motivo? Perché è stato dimostrato che chi lavora per un'azienda che ha una visione del genere si sente parte di un tutto e quindi è portato a lavorare più tempo per quell'azienda ed essere più fidelizzato a quell'azienda, da un lato. Dall'altra parte si è visto che quelle che sono le nuove generazioni puntano molto su questi aspetti nel momento in cui fanno una ricerca di quella che è l'azienda per cui andare a lavorare. E quindi anche questo permette di portare nuove capacità, nuovi talenti all'interno dell'azienda che sicuramente porteranno a dei risultati sul lungo periodo più positivi nella gestione. Grazie mille, grazie davvero. Allora, se siete d'accordo, vista l'ora, sposterei il momento di chiacchiera, di approfondimento e socializzazione all'aperitivo e al panettone. Però visto che ci ha raggiunto la consigliera delegata Sonia Carnburstano, che invito a farci un saluto. Grazie a tutti, buonasera, insomma, vi vedo numerosi e insomma, sono stati interventi molto, molto interessanti e molto istruttivi.
Quello che io posso dire è che a proposito, insomma, di economia circolare, Città Metropolitana è un soggetto particolarmente attivo e interessato alle questioni. Abbiamo una nostra agenda di sostenibilità, quindi insomma, cerchiamo di promuovere delle progettualità. Una su tutte, che mi piace ricordare perché di recente è stata insignita di un premio, è stata proprio una collaborazione, un protocollo d'intesa sottoscritto tra la Città Metropolitana, il Politecnico di Torino e due aziende, che si occupano, una è Aceambiente, l'altra è Brillada, che si occupano di asfaltature. Questo protocollo d'intesa mira a una progettualità, che è appunto una progettualità di tipo sistemico, per riequilibrare la componente bituminosa dell'asfalto. Il bitume è la parte sia più inquinante che più costosa. Che cosa si sta cercando di vedere con tra l'altro dei buoni risultati per il momento a livello laboratoriale, ma insomma stiamo cercando di trovare dei finanziamenti per poterlo sperimentare sul campo, di utilizzare le plastiche, quelle plastiche rigide che ad oggi sono soltanto destinate all'incenerimento, pensate per esempio alle plastiche dei giocattoli, che oggi non possono essere riciclate. Da usare come additivi per gli asfalti, quindi andando a diminuire la componente del bitume, quindi meno spreco di risorse di materie prime, un abbattimento sia dei costi che dell'inquinamento. Quindi, insomma, io credo che appunto gli spunti che sono arrivati questa sera mi portano a dire che nessun approccio ideologico, neanche alla sostenibilità, è mai fruttuoso. Questo perché? Perché ci sono comunque, l'economia circolare non può essere totale. Ci sono dei materiali che sono destinati per forza a non poter essere riciclati. Ma questo non ci esime dalla responsabilità di cercare di utilizzare al meglio quelle che sono le nostre risorse. Quindi, insomma, un minore utilizzo di materie prime in favore di materie prime seconde, quindi, insomma, con un approccio che è davvero un approccio sistemico, quindi ripensare tutto il processo produttivo. Io credo che in questo senso debba veramente cambiare la nostra mentalità e concordo con il fatto che i giovani, io ho due figlie, insomma, adolescenti, quasi fuori dall'adolescenza, che sono particolarmente interessati. Ho una figlia che è super appassionata di moda, ma non parlarle di comprare su Shein o su questi, perché lei mi ha istruita sul fatto che i costi ambientali e umani e sociali di questo genere di fast fashion sono altissimi e quindi il riutilizzo, il riciclo nel biellese sul tessile ci sono molti esperimenti in questo senso, data la tradizione da cui vengono. Quindi, ecco, io credo, appunto, mi veniva in mente quella l'immagine, no, di copiare è giusto, no? Mi tornava in mente un'immagine di un caro amico medico ormai in pensione. Che era molto amato, è stato un primario e lui era molto amato dai suoi medici perché lui trasmetteva tutto ciò che sapeva. E lui una volta mi disse: per me il sapere, il mio sapere medico è come una scala a pioli. Se io la metto a disposizione, i pioli che ho messo io non li deve fare chi viene dietro di me, li può usare come punto di partenza per metterne degli altri che serviranno a chi viene dopo. Ecco, io credo che questo sia l'approccio, insomma, che sia un approccio vincente. Questo è l'ultimo MIP Caffè di questa programmazione, quindi insomma con un po' di, così, con un po' di tristezza ci salutiamo, speriamo, insomma, stiamo cercando di capire la nuova programmazione dove ci porterà, ma io vorrei chiudere facendo un
grosso, grosso ringraziamento non soltanto agli uffici della città metropolitana, Tessa Zaramella, che questa sera non ha potuto essere qua con noi, Chiara Babando, tutti i collaboratori dell'ufficio che si occupa di MIP, scusate, e non soltanto a loro, ma anche ai soggetti attuatori e ai tutor che ci hanno veramente accompagnato, che sono sempre stati presenti e che hanno messo tutta la loro professionalità in questo percorso, aiutando molte persone con un'idea imprenditoriale a trasformarla in realtà. Quindi grazie davvero.